Il tutorial riguarderà questi piccoli pianoforti. Adesso io ne ho fatto uno nero con l'interno rosso, non si vede niente, ne si vede veramente poco. Allora l'ho rifatto bianco, così si vede meglio anche con la videocamera. In pratica fatto nella stessa maniera, soltanto ecco, vedete che ho fatto i piedini, sono questi qua. Questo è la parte sotto dove vedete ho cucito pure incollato la parte della tastiera. La tastiera ho soltanto ricamato con un filato un pochettino più sottile da fare il segno dei tasti e poi dopo l'interno l'ho fatto rosso con il bastoncino con un po' di colla per renderlo rigido. Sono delle catenelle. E uno volendo lo può fare sia chiuso, completamente chiuso, oppure aperto e ci si possono appoggiare, si può tenere anche sul comodino dove appoggiare al suo interno dei piccoli gioielli, anelli, braccialetti o gli orecchini, oppure potrebbe essere anche un'idea regalo per chi gli piace la musica, logicamente, oppure chi va al conservatorio. L'idea l'ho presa, ho visto un pianoforte di questi più grande e ho deciso di realizzarlo piccolino. È di mia invenzione, di conseguenza il risultato sarà questo. E adesso questo, come vedete, è morbido, mentre tutto il resto è abbastanza rigido. Ho utilizzato del cotone numero 5 e un uncinetto numero 2, il solito quello che uso io. Se lo volete più piccolino, usate un filato più piccolo, se volete un pochettino più grande, un filato più grande. L'unica cosa che ho fatto al suo interno, ho qua all'interno per renderlo rigido, abbastanza rigido, ho inserito con questa formina di cartone e la stessa cosa, ho messo un pezzettino, vedete, un rettangolino di cartone anche per quanto riguarda la tastiera, così rimane rigida in questo modo qua. E le forme, io metto più o meno la forma che ho utilizzato io sul mio sito, la troverete, dunque si potrebbe tagliare e stampare, però non so se in realtà è poi grande come il risultato del pianoforte. Dunque voi vi conviene fare la base del pianoforte, che adesso sarà il primo pezzo che faremo, e poi dopo dalla base potete ricavarci la formina in cartone. Iniziamo, partiamo appunto dalla base, ve lo farò vedere bianco così si vede meglio, però logicamente come pianoforte potete utilizzare i colori che più volete. Allora, questo sarà il fondo del pianoforte e lo lavoreremo a righe. Abbiamo il lavoro e lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, lavoriamo 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Nell'ultima maglia faremo un aumento. Dunque lavoreremo 2 maglie. Sull'ultima, due maglie basse sull'ultima catenella, così abbiamo 6 punti. Seconda riga, allora ci ricordiamo, se per caso mi dimentico di dirvelo, ogni giro riga, alla fine di ogni riga faremo una catenella per poter girare il lavoro. Dunque, seconda riga, facciamo una catenella, poi lavoriamo un aumento e 5 maglie basse. Terza riga, lavoriamo una catenella, 6 maglie basse e un aumento sull'ultima. Ora dalla quarta all'ottava riga lavoreremo una catenella e 8 maglie basse. Dunque facciamo questo fino all'ottava riga e poi ci troviamo qui dopo. La nona riga, lavoreremo una catenella,
7 maglie basse e un aumento. Allora, se voi guardate, questa sarà la parte che andrà sempre su dritta, gli aumenti verranno fatti sempre da questo lato. Riga numero 10, facciamo un aumento e 8 maglie basse. Riga numero 11, una catenella, 9 maglie basse e un aumento. Riga numero 12, una catenella, giriamo il lavoro, un aumento e finiamo col lavorare 10 maglie basse. Riga numero 13, una catenella, 11 maglie basse e un aumento. Riga numero 14, una catenella, un aumento e 13 maglie basse. Scusate, 12 maglie basse, dunque qua sono un aumento e 12 maglie basse. La riga numero 15 invece saranno una catenella, 13 maglie basse e un aumento. Un aumento, in totale abbiamo 15 punti. Ora lavoreremo dalla riga numero 16 alla riga numero 21. Una maglia bassa in ogni maglia bassa e ci troviamo qui dopo. Dunque, ogni riga sarà formata da 15 maglie basse. Allora, questo è il risultato del pezzo e questa sarebbe la base. Dunque, da qui potete andare a ritagliare, vedete, un pezzettino di cartoncino. Ecco, tenetelo un pochettino più piccolo della base, perché adesso veniamo in su con il bordo. Dunque, ritagliate su un cartone la vostra sagoma e per ora la mettete da parte. Proseguiamo la lavorazione e facciamo una catenella, giriamo il lavoro e ora andremo a lavorare 15 maglie basse prendendo la parte davanti del punto. Dunque, prendendo non tutto il punto, ma solo quello davanti. Poi, volendo, potete anche mettere il segno e lavoriamo così le 15 maglie basse. Ora, su questo lato, più o meno, andiamo a lavorare 21 punti. Cioè, in pratica, prendete uno sul punto, uno sul bastoncino. In pratica, in ogni riga andate a lavorare, in totale sono 21 maglie basse su questo lato. Poi proseguiamo, andiamo a lavorare invece 4 maglie basse su questo lato. Pratica sulle catenelle dell'inizio, no? Che abbiamo fatto, sono 4 e poi altre 21 maglie basse a finire fino ad arrivare sulla prima e poi lavoriamo a cerchio continuo come facciamo con gli amigurumi. E questo è il risultato. E in teoria a me sono venuti 61 punti, poi questo non è poi così importante alla fine dello schema, però se volete seguirmi sono 21 punti. Adesso vedete, tiriamo via il segnapunti e andiamo a fare proprio il primo punto del secondo giro in quel punto lì. Dunque, poi torniamo a rimettere il segnapunti perché adesso giriamo diciamo a giro continuo e andiamo a lavorare dalla seconda alla settima riga una maglia bassa in ogni maglia bassa. Poi potete chiudere e fermare il filo. Questa è la forma finita. Adesso potete mettere al suo interno il pezzettino di cartone. Mettete bene che sia, vedete, alla base così. Poi giriamo, facciamo un piccolo giro
in questo modo, tutto intorno al pianoforte. Viene con il bordino in questa maniera. Ora andiamo a prendere in questo caso io prendo il rosso e facciamo la parte interna. Avviamo il lavoro e poi andiamo a lavorare 4 catenelle. E nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, lavoriamo 2 maglie basse e nell'ultima catenella lavoreremo un aumento. Riga numero 2, una catenella, giriamo il lavoro, un aumento e 3 maglie basse. Terza riga, una catenella, giriamo il lavoro, 4 maglie basse e un aumento. Ora lavoreremo dalla riga numero 4 alla riga numero 8, una maglia bassa in ogni maglia bassa. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5. Ogni riga deve essere formata da 6 maglie basse. Dunque proseguite, andate a lavorare dalla quarta all'ottava riga e ci troviamo qui dopo. Ora lavoriamo la nona riga, una catenella, giriamo il lavoro, 5 maglie basse e un aumento. Decima riga, una catenella, giriamo il lavoro, un aumento, 6 maglie basse. Undicesima riga, una catenella, giriamo il lavoro, 7 maglie basse e un aumento. Dodicesima riga, una catenella, giriamo il lavoro, un aumento e 8 maglie basse. Tredicesima riga, una catenella, giriamo il lavoro, 9 maglie basse e un aumento. Quattordicesima, una catenella, giriamo il lavoro, un aumento e 11 maglie basse. Quindicesima riga, una catenella, giriamo il lavoro, 12 maglie basse, un aumento. E un aumento. Ora lavoreremo dalla sedicesima riga alla ventunesima riga, una catenella e 13 maglie basse. Dunque proseguite così fino alla ventunesima riga e poi ci troviamo qui dopo. Ora faremo 2 giri di maglie basse tutto intorno come abbiamo fatto per il fondo del pianoforte, più o meno un totale di 58 maglie basse. Dunque fare qua le 13 maglie basse, qua sotto le 3 maglie basse e le restanti sui lati. Allora, la prima riga facciamo una catenella, poi torniamo indietro. Prendiamo la parte dietro del punto, stavolta non quella tutta intera, ma la parte dietro. Poi mettiamo la spilla, mettiamo il segnapunti e poi andiamo a lavorare le 13 maglie basse. Qua, poi abbiamo detto 3 qua in fondo, dunque sono 16, ad arrivare a 58 sono 42, dunque dobbiamo fare 21 maglie basse da questo lato e 21 da quest'altro. In totale abbiamo 58 maglie e facciamo 2 giri. Facciamo anche il secondo giro uguale e poi potete chiudere e fermare il filo. Questo è il pezzettino finito.
Vedete che con il risvoltino viene un pochino su, dunque dopo lo potete andare a mettere all'interno e i due giri finali, vedete, devono stare un po' su. Ecco, io dopo ho utilizzato una colla, quelle colle, che attaccano un pochino tutto, non ho usato la colla a caldo, ma quelle colle morbide, che attaccano un po' tutto. Quelle colle lì rendono anche quando si asciugano un pochino duro il cotone. Poi ho modellato, vedete anche qua, va modellato un pochettino, tenuto in forma e poi dopo aspettate che si asciughi. Ho utilizzato questi tubetti qua, di colla, poi li ho messo. Potete metterlo qua, anche se si poi vicino al bordo, e così il cotone può assorbire un pochettino di colla. E poi posizionate. Deve essere un po' più basso, vedete, della parte bianca. Date la forma qua che stia bello pari. Ecco, poi dopo potete lasciare asciugare. Ora facciamo i piedi, prendiamo il bianco e lavoriamo. Iniziamo il lavoro. Lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e nella terza catenella partendo dall'uncinetto lavoriamo 3 maglie basse. Poi andiamo a lavorare 3 maglie basse per 4 righe, dunque 1, 2, 3, 4 righe di 3 maglie basse, dunque sempre una catenella. Giriamo il lavoro. 1, 2. E 3, questa è la seconda riga, una catenella, giriamo il lavoro, 1, 2, 3 è la quarta, è la terza riga, l'ultima, una catenella, giriamo il lavoro e facciamo le 3 righe. Chiudete. Tenete il filo poco più lungo. E poi dopo la andiamo a cucire in questo modo, dunque per la lunghezza, ecco, a formare un piccolo cilindro. Non ci deve essere spazi, niente, ma questo è il piedino, del piano. Di questi ne facciamo 3, vedete, poi dopo poi vanno posizionati uno al centro e uno nei due laterali. Ecco com'è diventato il piedino, un piccolo cilindro e potete farne 3. Allora iniziamo il lavoro e facciamo 6 catenelle. Nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, lavoriamo 4 maglie basse e un aumento. Seconda riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un aumento e 5 maglie basse. Terza riga, una catenella. 6 maglie basse e un aumento. Riga numero 4, giriamo il lavoro, dunque dalla riga numero 4 alla riga numero 7 lavoreremo 8 maglie basse, dunque una, dunque proseguiamo fino alla settima riga. Proseguiamo con la riga numero 8 e facciamo una catenella, giriamo il lavoro, un aumento, 7 maglie basse. Riga numero 9, facciamo una catenella, giriamo il lavoro,
Lavoriamo 8 maglie basse e un aumento. Riga numero 10, una catenella, giriamo il lavoro, un aumento, 9 maglie basse. Undicesima riga, una catenella, giriamo il lavoro, 10 maglie basse e un aumento. Riga numero 12, un aumento. 11 maglie basse. Riga numero 13, una catenella, giriamo il lavoro, 12 maglie basse e un aumento. Riga numero 14, una catenella, un aumento, 13 maglie basse. Riga numero 15, una catenella, 14 maglie basse e un aumento. Ora lavoreremo dalla riga numero 16 alla riga numero 21, una maglia bassa in ogni maglia bassa. Dopo averlo finito, io faccio una rifinitura tutto intorno a girare di maglie bassissime. Dunque, così viene. Non le ho contate, dunque voi fatene quante volete. Vedete, così viene rifinito con le maglie bassissime tutte a girare. Poi potete chiudere e fermare il filo. Questo è il risultato. Io, a essere sincera, non ho utilizzato niente per indurirlo. Non so se volete utilizzare un po' di colla o... Io l'ho lasciato così com'è perché è abbastanza rigido. Non è rigidissimo, ma per me va bene. Poi vedete, lo appoggiate sopra e poi potete andarlo a cucire questa parte, solo questa parte, se lo volete aperto. Ora facciamo la parte della tastiera, iniziamo il lavoro, facciamo la parte sotto della tastiera e iniziamo facendo 4 catenelle e nella seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 3 maglie basse. Secondo giro andiamo a lavorare. Una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 3 maglie basse. Prendendo solo la parte davanti del punto. Poi andremo a lavorare dalla riga numero 3 alla riga numero 14, una maglia bassa in ogni maglia bassa e poi ci troviamo qui dopo. Ora faremo la quindicesima riga, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e prendiamo sulla parte davanti del punto e facciamo 3 maglie basse. Questo serve per fare questo, ecco, per fare questo che viene un pochino su, fa la paritina, dove poi noi, perché adesso con il nero, con il bianco non lo vediamo, ma con il nero si vedrebbe che viene, diciamo, sul lato. Poi andiamo a fare un altro pezzo uguale, però di 12 righe di 3 maglie basse. In pratica vedete il pezzettino che viene su da questo lato e viene su da quest'altro. Per il nero si vede bene, con il bianco non si vede. Dunque noi per ora abbiamo fatto la parte sotto. Dunque viene due pezzettini che sono le pareti e la base. Ora andremo a lavorare, diciamo, la parte bianca che sarebbe questa dove poi andiamo a ricamare i tasti. E saranno 3 maglie basse per 12 righe. Questo è l'altro pezzettino di 12 maglie basse e va messo, vedete, sormontato in questa maniera. Però prima di fare questo andiamo a ricamare i tasti. Io ho utilizzato un filo più sottile e poi dopo potete andarli
a fare come più credete adesso, prima da due e poi dopo il gruppo di tre, e poi vedete un pochino voi come proseguire. Io non lo sto a finire perché ne ho già fatti abbastanza. Dopo che cosa facciamo? Lasciamo il filo così. Allora, dopo andiamo a posizionare le due parti, vedete, una sopra l'altra. Se avete il filo nero, questo deve piegarsi qua sopra e anche dall'altra parte si deve piegare un pochino sopra. Al centro andiamo a mettere un pezzettino di cartone. Vedete? In questa maniera qua. E poi dopo andate a cucire il tutto. Cucite, cucite. Io in pratica questi pezzi li ho cuciti. Dopo poi andate a cucire proprio sul pianoforte. Prima di mettere i piedini, mettete il pianoforte, lo adagiate per terra. Poi dopo, allora, potete utilizzare o la colla oppure lo andate a cucire. Io, a essere sincera, lo cucirei. Adesso pensate di vederlo attaccato, dunque dopo lo andate a cucire proprio alla base. Infatti, vedete, è una specie di prolungamento del pianoforte sotto. Vedete, anche qua l'ho il pezzettino. Qua il pezzettino viene su, qua è stato, vedete, cucito. Io ad esempio qua si vede un pochettino, ho utilizzato la colla a caldo, anche la colla a caldo va bene per attaccarlo al pianoforte. Dopo potete andare ad incollare. Io ho incollato anche questi colla a caldo, in questo caso qua, i piedini. La posizione dei piedini la potete vedere, addirittura anche un pochino più laterali. Come vi ho spiegato prima, invece il coperchio l'ho cucito, ho cucito soltanto questa base, poi del resto vedete che è morbido. Poi alla fine ho fatto 7 catenelle, l'ho indurito con quella colla di prima ed è diventato, vedete, un pochino rigido, stile bastoncino. E poi dopo l'ho incollato qua sulla base. Ed ecco, è finito il nostro pianoforte. Adesso non vi faccio vedere tutti i passaggi, però vi ho spiegato come fare e direi che per il resto ci pensate voi. Allora, questo è il risultato del pianoforte che abbiamo appena finito di fare. Adesso questo l'avevo già fatto, però vi ho fatto vedere come assemblare i vari pezzi, dunque il risultato dovrebbe essere questo. Vedete qua c'è la cucitura che con una cucitura è possibile aprire e chiudere il coperchio, mentre tutte le altre parti, come vi ho spiegato, li ho incollate stavolta, anche se a me non piace molto incollare, ma stavolta ho deciso di forse è meglio fatto così incollato. Se voi lo volete utilizzare anche come un portachiavi, potete eventualmente chiuderlo, tenerlo chiuso così, cucirlo e tenerlo chiuso, e può essere anche carino come portachiavi. Questo tutorial così è finito, vi ringrazio per avermi seguito di nuovo, ci vediamo al prossimo video e come vi dico sempre trovate lo schema, essendo mio, lo trovate sul mio sito e poi potete iscrivervi al mio canale YouTube, potete guardare alcune fotografie su Instagram, c'ho tantissime, una raccolta di parecchi schemi su Pinterest perché appena vedo degli schemi su internet che mi piacciono io li salvo su Pinterest con la ripromessa poi prima o poi di rifarli. E poi mi potete contattare che possiamo anche chiacchierare, diciamo così, sulla mia pagina Facebook. Con questo vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao!